Dove mi trovo? Dove sono gli altri? Sta andando tutto secondo i piani. Stanno tutti bene. Per ora. Per ora? Io pretendo un incontro con il ministro della difesa, subito! Non preoccuparti, andrà tutto bene. Anzi, forse anche meglio. Il ministro e il capo in persona ti aspettano per cena. Per cena? Ma che diavolo! Mi stai prendendo per il culo! Stai zitto, sta parlando il dottore! Dimmi, dov'è? Il governo, rispondi! Tutto qui, colonnello, tutto qui! Siamo noi il governo che voi altri meritate. Non ci provare, bastardo! Siete degli schifosi cannibali! Calmati, tutta questa rabbia non ti fa bene. E credimi, la rabbia lascia un retrogusto spiacevole. La ragazza dovrà aspettare, dobbiamo prima fare delle analisi. Ha una tosse che non mi piace. Slegami le mani, stronzo! Quelle analisi sai dove te le infilo? Su per il culo fino a fartele sputare dalla bocca! Moderiamo i toni, signorina. Fa come lui. Si è svegliato da un bel po', ma ascolta in silenzio quello che gli altri hanno da dire. Bastardo! Lasciami andare! Allora, colonnello, ora prenderai la radio e dirai al resto delle persone sul treno di venire qui, a meno che tu non voglia che la ragazza soffra molto a lungo prima di essere servita. Mi sono spiegato? Io che speravo di avere una conversazione intelligente per una volta. Ahimè. Ma non è un problema. Sicuramente questo simpatico ragazzo fa il caso mio. Non oserà opporsi una volta che avremo finito con te. Beh, è stato un piacere conoscerti. Yakov, puoi iniziare. Ci rivedremo anche dopo la morte. Potrebbe succedere, colonnello. Potresti andarmi di traverso. Nel frattempo... devo proprio andare. Venite qui, vi faccio a pezzi! Vi ucciderò tutti! Dovevo farlo prima della guerra! Vi ucciderò adesso! Questa faccia bruggerà! Non deve rimanere tempo neanche uno! Che siamo senza cibo! Ma ora ci sazieremo! Bene! Signor colonnello, grazie, basta così. Ma non basta. Dobbiamo prenderli tutti. Ma prima dobbiamo trovare altri. Mi spiace di aver esagerato con l'ascensore. Guardiamolo. Pronti, ascensore attivo. Arriverà tra un minuto. Copriamoli. Signor sì. Ottimo lavoro. Eppure ci saremo. Ho un regalino per voi, bestie schifose!
bel lavoro! Proprio come il nostro vecchio D6. Persino l'ascensore è lo stesso. Vero. Meno male. Così abbiamo una speranza di trovare Anna. Il complesso rimane comunque enorme. E noi abbiamo al massimo 10 minuti. Dobbiamo dividerci. Sam, tu controlla la sala filtraggio, la sala del generatore e il deposito. Idiota, tu vieni con me al centro di comando. Artyom, tu occupati degli alloggi e dell'infermeria. Andiamo! State attenti! Thank you.
Ha ha!
Lo sapevo! Dietro di te! C'è sempre uno come te! Un eroe! Non salverai nessuno proprio come gli altri! Avanti! Fermo! Sì, sì! Lascia non uccidermi! Subito. Ricordi cosa ti ho detto? C'è un farmaco... Ora taci! Stai bene, Artyom? Grazie al cielo. Facciamo rapporto al colonnello. Papà, sono io. Anna, stai bene? Dove stai? Nell'infermeria. Artyom mi ha trovata. Ah, grazie al cielo. Ottimo lavoro, Artyom. Dove devono andare? È un ascensore in fondo al corridoio. Arriva dritto al centro di comando. Andiamo, ma non troppo in fretta. Niente di peggio del culto sul Volga. Silantius e i suoi maledetti fanatici. E invece no. A quanto pare non c'è mai il limite al peggio. Lì per poco non ci uccidevano. Qui per poco non ci mangiavano. Che bastardo. Incredibile. Pensare che era un dottore. Non fa niente. Vediamo cosa succederà. Dopotutto siamo sopravvissuti anche a lui. Grazie al cielo, Anna. Non me lo sarai mai perdonato. Va tutto bene. Chi avrebbe potuto saperlo? Chi poteva sapere che queste creature hanno divorato persone per 20 anni? Potevo forse immaginarlo. Mi spiace. Ci sono cascato come un pivello. Il ministro mi avrebbe incontrato. Mi sono lasciato accecare dall'arroganza. Li ho persino trattati con deferenza. Quella maledetta arca. Questi mostri ci hanno preso in giro proprio come i custodi a Mosca. Loro costringono le persone sottoterra con l'inganno. Questi invece... Bene, ma ora che facciamo? Vorrei saperlo, Anna. Hai scoperto qualcosa? Siti antiaerei, quartier generale, informazioni vecchie. I collegamenti non ci sono più da tempo.
Però quegli illuminati hanno funzionato per alcuni anni dopo la guerra. Cosa c'è là sotto? Gaspian 1, un centro di comunicazione. Ce n'è un altro identico a Novo Sibizio. E adesso che farai? Ci trascinerai in un altro bunker? Non lo so, Anna. Dobbiamo prendere una decisione. Siete. Non interrompo. Fai il livello di radiazioni. Dattale. Hai tutto quello che ti serve, idiota. Ce ne andiamo. Un momento, finisco di decifrare dei dati. Forza, forza! Ok, fatto. Non avresti dovuto essere così. Chiedo solo se andrà così anche la prossima volta. Hai ragione, Steph. Pensi di vivere in eterno? Certo che no. A maggior ragione voglio cercare di farci il più tempo possibile. Quel tizio è giù. Non ci sono tizio. Thank you.